Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Fattore G. Io sono Giba e questo è il mio primo video sul canale. Un canale che parlerà praticamente solo ed esclusivamente di videogiochi. Oggi vi sto portando un titolo in esclusiva PlayStation 4, un titolo che è uscito poco tempo fa, neanche forse un mesetto fa. Questo titolo si chiama Let It Die. È un action malatissimo, ma malato proprio male, perché è molto molto splatter e poi malato per altre cose che poi nel gameplay vedrete. Ora molto brevemente salto tutto, non vi faccio vedere il tutorial perché è molto tedioso, molto lungo, perché ci sono molte 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 cose in questo gioco. Un gioco sviluppato con Unreal Engine 4, quindi un motore grafico coi contro cazzi. E niente, molto brevemente vi spiego molto velocemente dove siamo e cosa si può fare in questo luogo. Allora, questa è la nostra sala d'attesa, il nostro posto, diciamo, dove si salva e dove si può accedere a diverse cose, tipo questo che è praticamente la parte multiplayer del gioco, che poi dopo man mano vi spiegherò. Questi sono i bagni, maschi e femmine. Io ovviamente entro nelle femmine a sbirciare, ma invece è tutto aperto. Vedete questo cesso dentro sta gabbia? Praticamente, andando nel multiplayer, dove vi ho fatto vedere prima, e riuscendo a sconfiggere il giocatore avversario, gli si può rubare uno dei suoi personaggi, perché non abbiamo solo un personaggio, ma ne avremo diversi. Io in questo momento ne ho solo due, questo che sto usando e troppo avanti, e questo. Ne abbiamo due. Perché? Perché praticamente una volta che tu muori in gioco, a meno che non hai dei teschi, praticamente il tuo personaggio viene tra virgolette perso. E il modo per recuperarlo è o usare i teschi e rinascere nello stesso posto dove sei morto, o pagando delle monete che raccogli durante il gioco, oppure andando a recuperarlo con un nuovo personaggio. Quindi si possono creare diversi personaggi. Questi personaggi poi possono essere mandati in spedizione in altri, diciamo, in altri mondi di altri giocatori per recuperare le ricompense, oppure si possono mettere in difesa della sala d'attesa nel caso in cui venissimo attaccati da qualcuno. Se questo è il deposito, dove vedete in basso ci arrivano tutte le donazioni che ci dà Zio Morte e i premi che recupera il nostro personaggio che è stato mandato in spedizione. Questo è il deposito dove possiamo depositare tutto il materiale che abbiamo nella borsa fosca, ovvero questi funghi, rane, che poi mano a mano vi spiegherò cosa serviranno, perché abbiamo un inventario molto limitato. Questa è una macchinetta dove si acquistano oggetti che fanno recuperare energia e fanno tornare alla sala d'attesa senza usare ascensore o scale. Questo è l'NPC che ci vende armi e ci sviluppa i progetti che troveremo in gioco, mentre questa è la signorina che praticamente ci vende tutta roba di funghi, cose strane da mangiare per avere tutti dei vari power up. Ok, bene, questi sono i due ascensori. Ricordo che questo è un free to play, non avete paura, non è scioppone come varie free to play. Io non ho mai shoppato in questo gioco perché sinceramente se sai cavartela abbastanza bene non c'è bisogno di shoppare.
questo qua si livella, io con questo personaggio però ormai sono di livello massimo e vediamo un po' come va, perché io ho trovato gente di livello molto superiore a quello massimo, io non ho ancora capito bene perché. Qui abbiamo l'ascensore, qua abbiamo sbloccato i vari livelli, dove ci sono ascensori sbloccati, perché se non sblocchi l'ascensore non hai la possibilità di tornare a quel livello se non che tramite le scale, quindi ti devi rifare tutti i piani. Niente, praticamente cosa dobbiamo fare in questo gioco? Dobbiamo scalare una torre che è molto grande. Io vi farei, comincerei col primo piano, nel mentre saliamo vi spiego un po' a grandi linee senza dilungarmi troppo. Bisogna scalare questa torre. Questa torre è, non si sa bene quanti piani ci siano in questa torre. Intanto vediamo sotto con lo skate il nostro zio Morte, che è un personaggio completamente fuori di testa, che trovi durante il gioco, che è un po' ti fa un po' da guida verso la scalata di questa torre. E niente, in breve c'è questa torre da scalare. In cima a questa torre ci dice che ci sia un tesoro immenso e noi dobbiamo riuscire a scalare questa torre superando una serie di prove e di nemici, soprattutto, che ci si sbarreranno davanti. Allora, vedete, questo è il primo piano. Qua ci sono delle casse da aprire, ho le famose monete, le famose monetine. Allora, ci saranno delle monetine da raccogliere. Ecco, vedi, questo è una bestia che se raccogliamo possiamo decidere se mangiarla subito o metterla in inventario. Questa ci ripristina i PS, i punti salute. La S tra parentesi era small, quindi pochi punti vita recuperati. Qua c'è un'altra cassa. Oddio, ferro arroventato. Questo è un ferro da stiro praticamente. Cioè gli spari in faccia il vapore al nemico e basta. Però io non lo prendo mai, perché non mi ci trovo proprio mai nella vita ad usare il ferro da stiro. Ecco, sento gente, infatti. Questo è uno dei nemici. Vabbè, io madonna, l'ho shottato malissimo, perché sono comunque di livello 1, volevo farvi vedere un po' dall'inizio, non andare subito nella parte clou. Ah, si possono anche pestare le bestie, perché se noi le pestiamo, bastarda, se noi le pestiamo, stai ferma, otteniamo diversi power up, tipo il lacrimogeno che se lanciato contro i nemici, ma sarei una bastarda, se lanciato contro i nemici li stordisce, comunque li blocca per un certo periodo di tempo, in quel caso era 5 secondi. Infatti, se vogliamo, io per dire, adesso ho equipaggiato un fungo bomba. Se noi col touchpad sinistro schiacciamo, vedete che si possono lanciare. Il problema è che si possono anche mangiare, quindi mi è già capitato di mangiarmi una bomba e di esplodere malissimo. Però quelli sono dettagli. Vedi, questo è un altro tipo di nemico, bastardo. Si può rollare come in Dark Souls. Non ci assomiglia per niente a Dark Souls, però non è che non ci assomiglia, ci assomiglia qualcosina, però non, vedete? Quello con la scritta in arancione o giallo, come volete, è un hater. Gli hater sono praticamente i cadaveri o i personaggi di altri player. Io adesso, vabbè, l'ho spanato male perché lui era di livello 1, io sono di livello 25, però credetemi, non va sempre così, soprattutto quando cominciate con un PG di basso livello. Io ho trovato addirittura hater più di 10 livelli superiori al mio e veramente ti fanno veramente male. Ok, muoriti male. Abbiamo diversi modi per uccidere i nemici.
solo che io adesso in questo momento sono di livello troppo alto e non vi posso far vedere. Comunque, in poche parole, se stordiamo un nemico, cappello magari no, se stordiamo un nemico in questo gioco lo possiamo uccidere con una finisher che mi ricorda tanto le fatality di Mortal Kombat, perché praticamente si oscura tutto lo schermo e in base all'arma che usi per fare la finisher fa una certa determinata cosa per uccidere, ovviamente splatterissimo. Ok, muorici. Il problema in questo gioco è quando ti arrivano, quando c'hai troppa gente tutta insieme, perché... Oh! Perfetto! Questa è una finisher. Col martello. Questa era una finisher. E muoga, cazzo, questo coso del... Sto ferro da tiro inutile. Ok. Allora, di fianco all'energia, vedete anche che... Intanto vediamo se c'è qualcosa... Piccone da combattimento, però no. Quella è un'arma a due mani. Però è molto lenta e non mi sembra il caso. Intanto che apro questo cancello, di fianco alla barra della salute, vedete un 2. Quello è il contatore della furia. Abbiamo anche la furia in questo gioco. Adesso se si fa... Ok, se arriva un nemico vi faccio vedere. Tenendo premuto triangolo, vedete che tipo vi viene l'aura intorno alla Goku incredibilmente. Schiacciando il tasto di attacco fa l'attacco furia, che è un attacco della Madonna, e cambia sempre comunque in base alle armi che tu usi. Se per dire vi siete dimenticati qualcosa nel tutorial, cosa che mi è capitato a me, perché la quantità di informazioni che vi danno all'inizio è veramente veramente tanta, qui ci sono Fosca, il Roll of Death, qua c'è tutto quello che vi interessa, tutti i tutorial, tutte le... cioè c'è veramente una cosa improponibile di informazioni che vi siete lasciati. Queste, per dire, queste sono tutte le bestie che si possono trovare, cioè io ne ho trovate veramente poche rispetto a quelle che ci sono. Funghi idem, cioè pieno imballato, e le decalcomanie sono altre cose, c'è veramente un casino di roba. Io comunque sarei interessato a portarvi una serie su questo gioco, perché veramente mi ha intrippato di brutto, mi ha intrippato veramente di brutto. Quindi se vi va, nei commenti magari scrivetemi se vi piace questa serie, vi piace vedere come si sviluppa poi questo gioco mano a mano che si va avanti. Io purtroppo ho già... ci siamo persi una finisher. Facendo le finisher ti dà più punti esperienza. Oh, perfetto, vedete qui ci sono gli ascensori. Questa leva ormai l'ho già sbloccata, però per sbloccare l'ascensore voi dovete tirare su questa leva, se no, se vi dimenticate che non utilizzate l'ascensore per tornare alla sala d'attesa, questo ascensore lo perdete, cioè o lo ritrovate come ho fatto io adesso, oppure una volta nella sala d'attesa non potrete tornare in questa posizione a meno che non l'avete sbloccato. Ora saliamo le scale e andiamo al secondo piano. Ok. Eccoci qua, scusate un'interruzione. Allora, dicevamo, i piani sono fatti tutti più o meno alla stessa maniera, sono molto simili uno con l'altro, fino a quando non si uscirà in superficie. Adesso voglio farvi vedere almeno un paio di piani, e poi se volete nella serie io ricomincio da capo, per... se volete vedere anche bene tutta la storia com'è. Bastardo, azzo, questo vedete è livello 27, già è due livelli in più di me, non so come sia possibile una cosa del genere, ma è due livelli sopra di me. Allora, noi possiamo anche usare delle armi a distanza, tipo la nostra balestra là,
sia morto male. Che è un consiglio, se il nemico che andate ad affrontare è... No! Dai, sì, ci è andato di culo, ragazzi. Se avete sentito la musichetta sotto, era molto simile a quella di Mortal Kombat. Comunque, stavo dicendo, se volete una serie su questo gioco, scrivetelo nei commenti. Se volete che ricomincio da zero per la storia, ricomincio, non c'è nessun problema. E un consiglio che vi stavo dando, ecco, mi stavo dimenticando. Se voi, questo ce lo mettiamo nella borsa, se voi trovate un nemico di livello superiore al vostro, adesso in questo caso era solo di due livelli, quindi era praticamente nulla la differenza, però capita veramente di trovare gente hater di livello molto più alto rispetto al vostro, io consiglio sempre di stare alla distanza. Quindi se avete culo di trovare un progetto di una balestra o di qualsiasi arma da fuoco, prendetela subito, perché vi aiuta, vi aiuterà tantissimo nel PvP. Ah, qua ci hanno chiuso male. Eh sì, trappolozzo. Trappolozzo. Ormai la cosa non mi tange più di tanto, perché sì, però se magari lo prendi mi fai un favore. Ecco, il sistema di lock non è che mi piaccia molto di questo gioco, perché guarda, non mi piace molto, perché molte volte dai colpi veramente a vuoto, e in sto gioco dare colpi a vuoto è pericolosissimo, perché è un attimo che ci schiatti malamente. Un'altra cosa, se io continuo a correre, vedete che si vede il cuore, praticamente è la mia stamina. Se tu continui a correre, diventa violissimo e ti blocchi e devi prendere il respiro, che è una cosa da evitare tantissimo, perché qua, come ho detto prima, è un attimo che ci lasci le penne. Ora andiamo qua, apriamo sto cancello, si spara la strada. Ok, si è aperto anche l'altro, perfetto. Ora, una cosa che non mi ricordo se vi ho detto, se voi volete tornare alla sala d'attesa, anzi, voi dovete tornare alla sala d'attesa, rettifico, perché il gioco puoi salvare... Ah, bastardo, c'era un Aether! Pezzi di merda, vieni qua! Ti sfondo di mazzate, bastardo! Dicevo, se voi volete salvare in questo gioco, dovete per forza di cose tornare alla sala d'attesa. Quindi o trovate un ascensore, o trovate una scala, o dovete rifarvela tutta a piotti, piano per piano, fino a tornare alla sala d'attesa. Che è una cosa un po' bastarda, però vabbè, ci sta, aumenta un po' la difficoltà di questo gioco. Se ci stesse, però allora, qua c'era un progetto, niente, io direi, vedete, questi sono frammento d'alluminio, questi sono tutti materiali che servono per la ricerca e lo sviluppo dall'NPC che era in negozio, perché non sali. Ok, morto. Ok, un'altra cosa sempre di che da sapere, ovviamente, è che le armi hanno dei livelli. Più livelli ha un'arma, più, bastardo, più puoi fare mosse diverse, tipo all'inizio, avendo l'arma a zero, non potete fare il colpo pesante. Oh, ma hai rotto le palle, ma devi morire. Oh, come lo finiamo? Col mitrozzo, vai, siamo brutali. Madonna, ragazzi, ecco, vedi, quello lì è zio morte, il nostro zio morte, malatissimo, ve lo farò vedere nei prossimi episodi sicuramente, perché merita di essere visto. Ok, siamo arrivati alla scala per il terzo piano, tammata area,
Niente, se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento, iscrivetevi alla pagina Facebook Fattore G che trovate in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video con il vostro Fattore G e ciao ragazzi!